Ragazzi, benvenuti e bentornati su Chrono Trigger. Allora, non ricordo esattamente tutto quello che è successo nello scorso episodio, anche perché lo devo ancora editare, ma so che siamo arrivati in un momento molto importante. Forse dovremo affrontare la regina, quindi prepariamoci a dovere. Quindi prendiamo pozioni. Anzi, che faccio? Vabbè che ce ne abbiamo un botto, però usiamo una tenda, che almeno ci ripristina anche i punti mana. Che qui l'etere, il mega etere, il grand etere iniziano a scarseggiare. Allora, lì c'è un oggetto, però a quanto pare prima ci sono i nemici. Allora, cerchiamo di fare una sferzata incrociata già lì. E facciamo attacco automatico finché non muoiono tutti. Finalmente, lo stavo per dire, ma energica, quando cazzo lo impariamo? Ah, bellissimi combattimenti in ascensore, giustamente. Allora, cerchiamo di far fuori subito loro. Scudo già rotto, incredibile sta cosa. Tutto sommato a livello di danno ce la stiamo cavando piuttosto bene. Ah, energica. Ah, ok, no, pensavo avesse sostituito energia, invece no. Ok, ma testiamolo subito. Ammazza. Ottimo. Perfetto. Eccoci qui. Oh madonna. Allora, innanzitutto utilizziamo un po' di pozioni. Utilizziamo le mega pozioni, che ce ne abbiamo di più. E tocca utilizza pure queste. Boh. Premiamo un pulsante e vediamo che succede. Assolutamente nulla.
Quando sono in tre così, diventa grave la situazione. Perfetto. Imparato doppia energia? No, aspetta. Scusate che... Acquaga energia... No, che abbiamo imparato? Perché Rana ha imparato energia? Energia doppio abbiamo, quindi possiamo curare più persone alla volta con energia. Sarebbe incredibile. Allora, penso ci sia un altro interruttore qui a questo punto. Yes. Ho scelto proprio l'attacco peggiore che potessi fare. Rinascita. Voglio provare a fare il doppio energica. Voglio vedere che succede. Ah, giusto che stiamo in modalità attesa. Sì, cura tutti. Oh, perfetto. E allora abbiamo svoltato. Abbiamo. Perché. Chi è? A posto. Direi che ormai il nostro party può andare bene con questa accoppiata qua. Che abbiamo veramente delle combo che ci salvano il culo. Ma dovrebbe funzionare. Sperando non succeda nulla nel tragitto. Ok. E io per sicurezza utilizzerei altre mega pozioni, ma... No, in realtà... Non ci servirebbe. Forse dell'etere. Per sicurezza. Ah, qui si può salvare. E allora utilizziamo la tenda. Non mi servirebbe, eh? Però tanto ce ne abbiamo 8 di tende, è giusto per maxare i punti mana. Salviamo. Ah, qui c'è una cassa. Elisir, buono. Andiamo. Ce l'avete fatta ad arrivare fin qua. Vi avevo sottovalutato. Ma siamo alla resa dei conti. Le mie bambine vi fermeranno una volta per tutte. Fatevi avanti, sorelle Golem. Ve lo ricordate lui, sì. E quindi sono due? Oh, Gesù. No, non me lo dire, eh. No, non cominciamo. Forse dovevo rimettere il tempo di battaglia come abbiamo fatto per Dalton, perché non vorrei che pure qui iniziassero a spammare roba.
Ci conviene morire, ragazzi. Forse. Vediamo se riusciamo un po' a riprenderci minimamente a tutto sto casino. No, mi sa proprio di no. Allora, proviamo a fare una cosa. Proviamo a velocizzare di nuovo la battaglia. Vediamo se la cosa può aiutare. Non credo, però proviamo. Cominciamo proprio alla grande. Proviamo a fare un arco polare? Oddio no, non vorrei iniziare subito con l'arco polare. Lui utilizza le tecniche d'acqua e non ci fanno nulla. Quindi è ottimo. Perfetto, copiateci le cose d'acqua così non ci fate niente. Facciamo un'energica. Un pendente. Colpisco quella a sinistra perché è quello che c'ha meno vita finora. Cioè per ora, scusate, non finora. Ok, gli faccio acqua così copia l'attacco acqua e non l'attacco fisico. Vedete, non ci leva niente l'attacco d'acqua.
Vediamo se riusciamo a fare, ecco, cascata di lame, tipo. E se già riuscissimo ad ammazzarne uno, sarebbe una cosa gradita. Ah, addirittura doppio stavolta. Acqua glaciale. Crono facciamo fendente e poi rifacciamo Ghiaccioga. Nima Dalton, perché? Non ci ha fatto niente. Oh, bene, uno è andato. Uno è andato. Facciamo allora andante su Crono. Perfetto. Oh no, anche loro. E va bene, non mi rimane altra scelta. Che sta succedendo? Avverto qualcosa di strano. Sarà mica l'energia di Lavos? Non ci siamo. Tutto il mio duro lavoro sarà inutile se muoio prima di ottenere la vita eterna. E a quanto pare è il vostro giorno fortunato. Addio. Mamma mia, ragazzi. Ok, allora, facciamo una cosa. Utilizziamo un'altra enda di fortuna. Lasciamo salva. E si continua, naturalmente. Questo è l'altare del ricettacolo sacro. Se volete tornare indietro, fatelo ora. Gnu. Madonna. Sì. Oh oh. La vostra collaborazione con Lavos è giunta al termine, maestà. Scala, siamo qui per salvarti. Forza! Siete voi. Aiuto. Scala. Magus è un po' preoccupato di Scala, perché io, almeno il profeta, penso sia Magus. Ma vedete che Magus è Janos, cioè Janos, come si chiamava, il fratello di Scala, poi. Mi stanno venendo in mente tutte queste teorie che forse non saranno veritiere, però non lo so. Cosa stai facendo, Scala? Controlla la macchina. Usate il coltello dell'anziano, Crono. Fermate quella diavoleria. Crono, il coltello. Ci siamo, Mune. Quando vuoi, Masa. Ma quella è Masa Mune.
Il ricettacolo sacro! Troppo tardi, sta arrivando. Non serve a niente, la spada da sola non può fermarlo. Dal cielo piove distruzione. Porco. Quanto ho aspettato questo momento. E lo sapevo che era Magus. Ne è passato di tempo, Lavos. Vabbè, era abbastanza palese, dai. Cioè, palese era scontato, più che altro. Quel giorno di tanto tempo fa giurai che ti avrei distrutto a qualsiasi costo. Ma allora lui vuole distruggere Lavos? È giunto il momento di mantenere fede a quella promessa. Muori, Lavos! Pensi davvero di essere abbastanza forte? Profeta fasullo che non sei altro. Lavos ti schiaccerà come una formica. Madre, vi prego, fermate questa follia. Questo potere ci porterà solo dolore. Fatti da parte, Scala. La straordinaria forza vitale della vostra scorre in ciascuno di noi. Anche tu ne fai parte. È troppo tardi per cambiare il tuo destino. Se ti opporrai a me, ti distruggerò. Vieni, falso profeta. Assaggia il potere di Lavos. Oh, la mia magia la sta risucchiando. No, non mi lascerò battere. Ho sopportato l'oscurità da solo, unicamente per sconfiggerti. Prendi questo, Lavos. Cosa? Non ha avuto alcun effetto. Stolto, i tuoi ridicoli poteri non sono nulla in confronto ai suoi. Ti farò un regalo. Ti donerò la vita eterna, rendendoti parte di Lavos. Riesci a muoverti, Crono? Ti prego, aiuta Scala. Magus, non vi consentirò di morire per mano di un altro nemico. Sta a me sconfiggervi. Ti prego, Crono, scappa. Di semplici umani non hanno modo di fermare un tale potere. Il tuo nome è Crono? Fai come dice Scala. Scappa con la coda tra le gambe. Non ci tiene la vita? Scala, Scala, stai bene? Crono, non possiamo lasciare qui Scala. Aspettatemi, Magus. Dobbiamo scappare. Come scappiamo? Non ti sei ancora arreso? Cosa pensi di poter fare? Vuoi forse affrontare Lavos da solo? Per di più ridotto in quello stato? Osservate il potere di Lavos. La vostra fine è prossima. Oh no, Crono! Crono? Crono! You
Vuol dire che non posso sconfiggerlo? Crono! Dov'è Crono? No! Oi oi. Per ora dobbiamo pensare solo alla fuga. Il palazzo è sul punto di crollare. Il poco potere rimasto nel mio ciondolo vi porterà in salvo. So che è una gran richiesta la mia, ma... vi prego, non odiate mia madre o il nostro regno. Mi dispiace davvero. Ora raggiungete la superficie, presto! Crono. Un'onda gigante! Crono. Crono. No. Crono. 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 Ah, vi siete svegliati. Avete avuto un sonno agitato. Crono, dov'è Crono? C'eravate solo voi. Allora non è stato un sogno. Si tratta forse del villaggio dei Terreni. Quest'isola è l'unico rifugio rimasto dopo che il palazzo sottomarino ha causato tanta distruzione. Non ce ne sono altri. Che tragedia. Cosa ne è stato dell'anziano Melchior? È riuscito a fuggire? Quando il disastro ci ha colpito, una strana fessura nera si è rimaterializzata davanti a Lord Janus. Melchior ha provato a salvare il principino, ma è finito col venire risucchiato anche lui. Una fessura nera. Sarà un portale. E Lady Scala? Questo non lo so. Nessuno l'ha più vista da allora. L'epoca! Qual è stato il suo destino? Il vostro vascello è più resistente di quanto sembri ed è ancora intatto. Vi ha seguito come un fedele segugio. Crono. Marl. Un vostro caro amico vi è venuto a mancare davanti agli occhi. Non c'è nulla che io possa dire per tirarvi su di morale. Ah, sì, credo che questo sia vostro. Il mio ciondolo. Avevo chiesto a Crono di tenerlo al sicuro per me. Ce l'avevate sulla spalla, signorina, come se vi stesse proteggendo. Crono. Riposatevi pure, io sarò nella piazza del villaggio. E quindi Crono adesso che fine ha fatto?
Salviamo. Non... è successo veramente un casino, ragazzi. Tornate a trovarlo di tanto in tanto. Vende qualsiasi cosa trovi su questa spiaggia. E se aspettate un po', avrà sicuramente cose nuove a disposizione. Forse è meglio di fare scorta di pozioni e di mega pozioni. Io vorrei in realtà andare dietro di te perché vedo un oggetto lì. Alcuni illuminati sono sopravvissuti, ma ora la divisione tra loro e i terreni non esiste più. Nel Tempio del Sole di Zeal era custodita una pietra solare, ottenuta lasciando una pietra lunare alla luce del sole. Da quanto ho sentito però, una pietra solare richiede milioni di anni per assorbire tutti quei raggi solari. Come potrò sopravvivere in una terra senza magia? Non hai bisogno della magia per sopravvivere. Vedrai che gli altri ti aiuteranno. Hai ragione, alla fine siamo ancora vivi. Finché c'è vita c'è speranza. Il sole continuerà a sorgere e tramontare. Non ci resta che vivere la giornata e avere fiducia nel fatto che domani sarà un altro giorno. Abbiamo iniziato a fare troppo affidamento su quella forza temibile. Non c'è più niente. È stato tutto inghiottito dal mare. Le nuvole si sono finalmente diradate e la tempesta è passata, che si è giunta alla fine di questo lungo e terribile inverno. Deve aver pianto fino ad addormentarsi. Lasciatelo stare. Vi sentite meglio? Inchinatevi, Zodice, rendete omaggio al vostro nuovo signore, Red Dalton. Ancora lui? Perché quelle facce tristi? Dovreste sentirvi fortunati ad essere sopravvissuti. La vecchia Megera è fuori gioco e con lei quel dannato profeta. D'ora in poi il Zeal sarà conosciuto come il regno di Dalton. Voi? Siete sopravvissuti? Allora quella nave è là fuori, la vostra, dico bene? È identica a uno dei disegni di Balthazar. Non meritate di possedere un giocattolo così prezioso. D'ora in poi sarà la mia carrozza personale. Non pensarci nemmeno. Voi altri verrete con me. Non posso permettere che riveliate ciò che sapete a questa gente. Potreste far scoppiare una rivolta. Ma prima... prendete questo. Cosa? Ehi, una scimmia con tre teste! Io non ho parole. Assaggiate il mio vero potere. Dove siamo? Dove siamo? Armi, armatura, tutto sparito. Anche gli altri nostri averi sono spariti. Perfino i nostri soldi. E ora? Ayla ancora a combattere. Andare a trovare arma, combattere l'uomo cattivo. Siamo rimasti senza nulla. Porco Giuda. E mo noi ragazzi salviamo e ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E vediamo cosa accadrà da qui in poi. Ciao a tutti!